Buongiorno a tutti voi e buon lavoro. Il cammino di Alleanza Civica nasce giusto un anno fa a Milano, in una riunione che tenemmo a Cascina Bellaria, e questo non è stato un anno certamente buttato via, in termini di costruzione di idee, di organizzazione, di adesioni, di allargamento territoriale. Ora, Alleanza Civica è oggettivamente ancora questo, è una rete di servizio che offre spazio a chi vuole partecipare e preferisce partecipare uscendo dallo schema classico dei partiti. Attenzione, sapendo che rispetto al lavoro dei partiti, nei partiti a noi vicini, bisogna portare rispetto e lealtà, cosa che noi facciamo ogni giorno, ma c'è voglia di partecipazione. E poi il punto fondamentale è che ci sono spazi enormi che oggi non vengono occupati. Certo, la prima riflessione è perché potranno occuparla soggetti come Alleanza Civica. Mi devo dire che una risposta non c'è, nel senso che l'opportunità c'è, ma sta alla nostra capacità. Quello che io vedo è non solo entusiasmo, ma preparazione, e in questo circuito persone che si avvicinano con spirito generoso, ma soprattutto con competenze di ordine politico-sociale. Noi dobbiamo accettare che conosciamo la strada, non sappiamo il punto d'arrivo. Tra l'altro, un punto d'arrivo è anche un momento elettorale, quindi guardate, facciamo una riflessione: negli ultimi 18 mesi abbiamo dibattuto a lungo, si va a votare fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra 9 mesi. Se dovessi dirvela oggi, io direi probabilmente anche alla fine della scadenza naturale di questo mandato politico nazionale, ma chi lo sa? Ma diverso è essere pronti, diverso è costruire programmi. Diverso è cercare di essere differenti, e bisogna essere differenti. La politica oggi a volte è contributiva, a volte sgradevole, ma molto spesso rifiuta l'idea della complessità e del ragionare sui lunghi tempi. Rifiuta le difficoltà che si generano quando, rispetto ai cittadini, cerchi di alzare il livello della discussione e va su questioni troppo semplici, ma così non contribuisce. Allora, io spero che in tutti noi, in tutti voi, si mantenga questa volontà di impegno e di impegno focalizzato. Do per scontato che nessuno di noi qui si sta dando da fare, sta operando perché vede singolarmente per sé un'agenda decontestualizzata da questo sforzo comune. Io questo lo do per scontato perché vedo uno spirito diverso. Quello che continuerò a fare è di portare testimonianza di come il civismo, con un pensiero politico radicato, può essere contributivo. La realtà di Milano, ma anche di Bologna o di Bergamo, ha dimostrato questo, e quindi perché non allargare questa idea di presenza che nasce sempre territorialmente, ma che alla fine può trovare anche altri confini. Buon lavoro a tutti voi e ci rivediamo presto.